tre rigori poi. Ma c'erano i rigori, non è che... Guarda, non lo mette neanche in funzione, guarda. Andiamo. L'hai preso? Sì. Sei riuscito a prendere. È finito, ce ne andiamo. Bravi, è finito, il trentesimo secondo. La creazione, la forte, gli esiti, il pallone poi recuperato da Ticciardone di rigore, derrato, ed è calcio di rigore per la Val d'Aveto. Tanto facciamo, guarda. Sul punto di battuta va Pasticcio la conclusione, e le 2-0 della Val d'Aveto. Per l'Irlanda, il cross sul secondo palo, sbagliando, uscita Capurro, poi Pasticcio per Tuccio, la conclusione di sinistra in girata, il pallone alto sopra la traversa. Apertura sulla sinistra per Rey, di prima Tuccio, prova di ritorno per Rey, bella reazione, tutta di prima della canzone di Mister Pavic, c'è anticipato Tuccio dai e Valislieri prova la confusione dal limite della gara con il pallone si alza sopra la traversa della porta difesa da Isaac, recuperato in un primo istante dal Rico Zerone, però lei riesce a servire sulla sinistra con sentino il cross con il sinistro, Tuccio di testa, il pallone sul secondo palo Maini. Poi Esitini che va a spazzare, quindi fa la stessa cosa. E così, quindi direi. Valislieri, poi Rai. Sono ripartite Val d'Aveto e Recco 01 per questo secondo tempo. Val d'Aveto sempre in vantaggio per 2-0. Val d'Aveto che trova il 3-0 con Tuccio. Pallone dal limite dell'area raso a terra che poi si è andato a insaccare alla destra del portiere Capurro. Val d'Aveto che è così in questo inizio di secondo tempo, per l'esattezza al quarto, trova il 3-0. Recupera poi la sfera, serve Maini, ancora Maini contro due avversari, lo scarico per Acampora, quindi Giorgio. La conclusione con il sinistro, pallone che esce di poco dall'incrocio della porta di pari, difesa da Capurro, poi Ghirlanda, buona la progressione sulla fascia di sinistra del numero 3 in maglia verde, ancora Ghirlanda contro Valisnieri, all'indietro per Tuccio, la conclusione di sinistro, il 4-0 della Val d'Aveto con Tuccio che porta a 2 il suo bottino personale di reti. Ottima però la discesa sulla fascia di sinistra di Ghirlanda, bravo poi a superare un avversario sulla tre quarti, uno all'interno dell'area di rigore, il retropassaggio per Tuccio, il controllo e poi la battuta a rete. La Val d'Aveto con Cosentino, un dribbling all'interno dell'area, l'uscita di Capurro che riesce a deviare il pallone, poi ancora la Val d'Aveto, Bellini di testa, porta vuota, pallone fuori. Era stata l'uscita di Capurro, il cross di Maineri, Capurro chiaramente era fuori dall'area di rigore, di testa nato Bellini, pallone però che è uscito sul fondo. Maini trattenuto da un giocatore
Del Recco 0-1 arriva anche il cartellino giallo. Era il secondo. Quindi Recco 0-1, che oltre ad essere sotto di 4 reti rimane anche in 10 uomini. Porta palla il numero 8 della Val d'Aveto, Giorgio Bellini, posizione regolare, ancora Bellini entra in area di rigore di fronte a Capurro, la parata di Capurro, calcio d'angolo per la Val d'Aveto. Sei uomini a saltare per la Val d'Aveto. Pallone a centro area, uscita di Capurro, poi Maineri controlla il pallone con il destro, prova con lo stesso piede la conclusione, spera che attraversa tutta l'area di rigore ed esce sul fondo senza che nessun giocatore della Val d'Aveto riesca a toccarla. Di Colonna, pallone recuperato dalla formazione della Val d'Aveto con Maini, poi dal Paus per Bellini, nuovamente uscita di Capurro, questa volta Bellini riesce a eludere l'intervento di Capurro, nuovamente poi il di destro per Maini, il dribbling su un avversario, il ritorno di Capurro filtrante per Bellini, posizione regolare, ancora una volta uscita di Capurro, Bellini lo salta, il ritorno di Capurro, ancora Bellini in possesso palla, la conclusione, si supera il portiere del Recco 0-1 andando a deviare questa conclusione e poi un fallo a centro area, quindi calcio di punizione per la formazione del Recco. È stato bravissimo l'estremo difensore della formazione di Recco andare a deviare il tiro cross di Bellini. 5 contro 3 per la Val d'Aveto, Costantino sbaglia tutto e va a servire il pallone nei piedi di Capurro, arriva anche il triplice fischio del direttore di gara con la Val d'Aveto che conquista questi 3 punti vincendo per 4-0. Ricordiamo i gol con un'autorete nel primo tempo, poi Pasticcio ha raddoppiato su calcio di rigore al settimo, nel secondo tempo al quarto minuto è arrivato il 3-0 di Tuccio, con lo stesso Tuccio che al 21esimo ha portato a 2 le reti personali, a 4 quelle della Val d'Aveto. Val d'Aveto che continua quindi il suo momento positivo e la sua posizione in classifica che gli permetterebbe di accedere ai playoff. Dall'Angelo Daneri di Caperano è tutto, ricordo ancora una volta il risultato: Val d'Aveto 4, Recco 0-1 0. Stefano Isella, portiere della Val d'Aveto, oggi sono arrivati 3 punti contro il Recco 0-1, una partita che avete messo subito in discesa segnando subito nei primi minuti. Sì, ci eravamo prefissati subito di andare in vantaggio e di gestire la partita in tranquillità, è andato tutto come previsto. 3 punti che danno conferma al vostro buon momento e domenica prossima un'altra gara in casa per continuare quindi questo periodo. Sì, diciamo che altri 3 punti da fare assolutamente in casa, importante, visto che Rivarolese e altre squadre hanno scontri diretti, quindi potremo guadagnare dei punti in classifica.